l'ERSU, come è giusto che sia. Nel passato c'è stato un po' di scollamento, ma ora c'è sinergia assoluta. Devo dire che tutte le misure politiche, le scelte che vengono fatte da questo ente sono concordate con l'assessore La Galla e con l'università, come è giusto che sia, perché esso è ente regionale per il diritto allo studio universitario. Il presidente non a caso è un professore universitario, il direttore non a caso è un dirigente della regione. Il tutto viene sviluppato in maniera razionale, ma anche molto attenta nei confronti degli interessi dei ragazzi, per cui questo bando tiene conto delle risorse delle quali noi disponiamo e cerca di dare i servizi maggiori agli studenti. Ai 680 posti letto che sono usciti in bando, speriamo di aggiungere quanto prima i posti, 300 posti letto che usciranno poi dall'accordo transattivo che necessita solo di un atto formale con l'hotel Costa, e in più, poiché l'università ci richiede posti letto per studenti stranieri, anche per i cinesi, ma per studenti europei, Erasmus, in quanto questa misura è importantissima per la valutazione degli atenei, stiamo rivalutando tutte le proposte esitate dalle manifestazioni di interesse che noi avevamo fatto in questi anni per cercare di ampliare i posti. Oltre a questo, abbiamo tre mense che funzionano molto bene, le manterremo tutte e tre, e manterremo anche la mensa di Via Vittorio Emanuele, che anzi sarà ampliato grazie alla promessa da parte dell'Ateneo di locali più idonei in tempi abbastanza brevi. Quindi il mio messaggio ai studenti siciliani è quello di non abbandonare la Sicilia, frequentare queste università.